Wake the fuck up. Innanzitutto abbiamo proposto alla provincia di continuare a investire sulla visione, no, del Trentino, e cercare una condivisione della visione, perché se è chiara la condivisione e la visione, sono chiari anche tutti gli atti concreti e in qualche modo per realizzarla. E devo dire che la risposta del presidente Rossi è stata una risposta molto interessante, molto positiva, anzi con la firma che faremo di un protocollo i prossimi giorni, preparata da noi e dagli uffici insieme, si vedrà veramente una serie di elementi con della tempistica che verranno affrontati subito con dei gruppi di lavoro in tutti i settori, per dar l'idea che effettivamente cooperazione e autonomia, cooperazione ed ente pubblico camminano insieme per lo sviluppo del Trentino. Per il credito ci sarà la messa a punto di alcuni strumenti per intervenire nei confronti delle famiglie e delle imprese in modo ancora più significativo di quello che stiamo facendo. Nel settore del consumo si sta valutando insieme su un livello anche di intervento sociale nei territori, per cui delle clausole di socialità. Per quel che riguarda le produzioni, lavoro e le sociali, lavoreremo molto sugli indirizzi europei. Si terrà conto anche delle novità che ci sono sugli appalti, sulle nuove forme di appalto, dove al centro un po', mi pare, degli interessi complessivi si mettono voci che erano impensabili fino a poco tempo fa, che sono la localizzazione, sono il territorio, sono l'ambiente e appunto la clausola sociale, elementi che in qualche modo avvicinano ancora di più la cooperazione o la trentinità rispetto allo sviluppo della nostra comunità. La cooperazione è fatta da veramente tanti cooperatori e accanto ai tanti cooperatori c'è una classe dirigente secondo me straordinaria, in grado di prendere il testimone e di portarlo ancora più velocemente in avanti rispetto a quello che sono riuscito a fare io.